Ciao ragazzi. Eccoci qua. Come va ragazzi? Mi sentite bene? Ciao Alberto, ciao Lisa, ciao Massimo, ciao Rossano. Mi confermate che vedete e sentite correttamente? Ciao Massimo, tutto ok? Perfetto, grazie. Ciao Romanna, ben arrivato anche a te intanto. Ciao Francesco, ciao Claudio. Allora, come state? Tutto ok? Allora, in un secondo, ma non troppo, non troppo bene. Ok, Max, non c'è problema. Max, hai qualcosa da dire in merito ai movimenti di mercato degli ultimi secondi, gli ultimi delle ultime ore? Stavo guardando quello che succedeva sul dollaro, ad esempio, per quanto riguarda il mercato Forex. Se hai qualcosa da dire, magari ti metto in diretta. Subito appena entriamo. Ok, perfetto. Allora, dammi 2 secondi che vado in condivisione. Andiamo a metterci insieme agli amici del gruppo Facebook in un attimo. Ciao Giuseppe, ciao la mano, ciao ciao. Ok, eccoci qua. Questo è il link per coloro che volessero partecipare in diretta. Ok, dovremmo esserci. Andiamo in diretta. Ok, ci siamo. Allora, ragazzi, ben ritrovati a tutti voi anche dall'altra parte che siete presenti in diretta, in real time, sul gruppo, sulla pagina Facebook del gruppo Sapienza Finanziaria. Questo è il nostro consueto appuntamento con il TG della Sapienza Finanziaria. Abbiamo un nostro graditissimo collega e ospite che tra un attimo deve andare, ma desidero che possa dire qualcosa su quello che stava succedendo sui mercati, perché sono sicuro che così ne approfittiamo immediatamente. Eccomi qui, Massimo. Ti promuovo subito come in cabina di regia e intanto che arriva ciao Paolo, ben arrivato anche a te. Sta entrando. Massimo, ci sei?
Sì, pronto? Eccoti. Ci sono? Ciao Max, ciao. Ti Ciao, ciao. sentiamo, ma non ti vediamo, per notizia? Sì, non lo so, vedo di Ah, riattivare la... ok. Non so come mai si è messa questa D'accordo, impostazione qua. d'accordo. Beh, comunque non è Tanto importante. Sì. vado un attimo a condividere lo schermo così Ok, lo forse mi schermo dei vedete adesso. mercati. Vediamo se riusciamo ad entrare immediatamente. Eccoti, adesso ti vediamo, Claudio. Sì. Massimo, scusami. Voi vedete i miei grafici intanto? Sì. Così mettiamo sullo sfondo. Ok, ciao Massimo. Allora, mi Ciao, hai ciao. comunicato in chat che hai pochi minuti per stare in nostra compagnia. Allora, io ho deciso di approfittarne al volo in apertura. Magari hai qualcosa da dire? Stavo osservando proprio 10 minuti fa in apertura di TG il movimento di dollaro, un po' contro diverse valute, anche contro l'euro. Magari tu hai qualcosa da dire velocemente prima di Sì, di andare? scappare, sì, purtroppo ho questo impegno qua che mi devo proprio scappare. Sì, oggi c'è stato veramente un movimento importante. Stamattina il dollaro era ancora forte come anche ieri, insomma, negli ultimi giorni. Difatti è andato a fare un doppio massimo contro yen. Io ero long, appunto, dollaro contro yen. Difatti lì su quel doppio massimo mi sono chiuso la mia posizione. E da lì è cominciato a venire giù. Però stamattina fino nel pomeriggio, quando sono usciti i dati, non era ancora successo niente di così forte, di grave. Invece, probabilmente poi con il dato manifatturiero, il PMI manifatturiero, insomma, che è molto, Pessimo, molto, no? sì, molto negativo, e a causa delle tensioni, continue tensioni commerciali con la Cina e via di seguito, poi il secondo mese consecutivo, che appunto questo indice è negativo. Insomma, è partito un deciso sell-off contro dollaro. Difatti si sono apprezzate tutte le altre valute, l'euro in primis. Io ho fatto una bella operazione short contro il franco svizzero, dollaro contro franco svizzero. L'ho già chiusa, purtroppo l'ho chiusa presto, ma comunque ho portato a casa un buon guadagno. E soprattutto l'oro che è ritornato a livello di partenza, quel supporto che era stato rotto a 1484 circa, che l'aveva portato velocemente a perdere $25 più o meno, e oggi si è ricoperto, ha ricoperto tutta quella discesa e è ritornato a quel livello. Adesso non so quanto sta facendo, quando sta battendo Adesso te lo adesso, dico subito. 1484, guarda, è ancora lì su quel livello. Eccolo qua. Eccolo Sì, qua, il c'è proprio movimento che una sta linea dicendo. Sì, siamo a orizzontale. Sì. 1490 più o meno dollari l'oncia. No, 1484 mi dà me. Sì, era un'approssimazione. 1084, 1484,50 per la precisione. Sì, Esatto. esatto. E quindi appunto c'è stata la ricopertura di questa discesa che aveva fatto, Sì? se scali magari i time frame in H4, H1, che si vede bene il movimento, Questa discesa. quella discesa, sì, che era stata, l'avevo ben interpretata, purtroppo non l'ho tradata ieri quando l'ha fatta. Sarebbe stato un bellissimo, diciamo, un bellissimo trade, perché l'avevo vista, purtroppo non l'ho fatta. Certe cose, insomma, si vedono, ma poi non si riescono a mettere in pratica tutte le cose. Comunque, ecco, questo è quello che volevo dire, ecco. E lo stesso si vede anche sugli indici, sul Dow Jones, sull'S&P, che appunto stanno ritracciando. Questo è l'S&P massimo, Sì. fatti dopo il test dei massimi, quello di oggi è proprio una. Eccolo qua. Vedete, una bella candela, bella importante, bella profonda. Si è rimangiato appunto questo qua, è un time frame H4, quindi vedete che, insomma, si è Quindi mangiato tu un po' pensi di... che il dollaro che viene venduto è un po' a causa proprio, è un po' il culmine, no? Di quello che potrebbe essere il momento di indecisione, di crisi proprio a livello globale. Mi ripetiamo i grandi temi, i dazi americani, un po' contro la Cina, un po' contro, adesso magari ne Contro parlano anche l'Europa? contro l'Europa, Sì. la stessa economia tedesca che va male, quindi. Un po' tutte queste
queste cose che rendono il mercato incerto, un mercato dollarocentrico, e quindi viene venduto. Tu pensi che e oggi comunque nello specifico questo genere di movimenti, lo ripetiamo ancora di nuovo, lo vediamo il dollaro contro lo yen, che viene naturalmente venduto a fronte di un yen che viene comprato per merito a beni rifugio, sia sì, proprio dovuto soprattutto a questi dati macroeconomici americani? Sì, io penso di sì, penso che sia questo motivo. Oggi poi Trump, come al solito, ci ha messo anche uno dei suoi tweet ancora contro Powell, che lo bacchetta sempre, che dice che tiene il dollaro troppo forte e gli altri paesi appunto ne approfittano di questo perché possono appunto esportare a prezzi più convenienti. Certo. E quindi appunto lui anche ci ha messo il carico appunto con questo suo tweet, come fa sempre. Naturalmente sta facendo un sacco di soldi Trump con tutte queste cose che tu dici? Che sì, assolutamente. Tu dici che trada? Voi Sì, dite che trada Trump, ragazzi? Beh, non lui, ma lo fa Chiaro? fare, lo fa fare, certo, assolutamente. Però per ora insomma non è ancora successo niente perché comunque i trend sugli indici americani, il trend è ancora fortemente positivo, per ora non è ancora successo questo niente. Sì. Certamente sì, difatti. Andiamo a vedere anche sui time frame minori, ma soprattutto sui time frame maggiori, il trend è e rimane certamente rialzista ed è questo un ritracciamento al momento fisiologico, nonostante questa discesa di oggi, ripeto che è martedì 1 ottobre di questo 2019. Certo, potrebbe essere un doppio test importante di quest'area dei massimi storici. L'obiettivo di questa potenziale discesa è certamente questo swing, questo tentativo di fare nuovi massimi che è 2770, 2775 punti. Questo swing in particolare, l'analisi tecnica ci dà la possibilità di interpretare queste informazioni che arrivano dal mercato. Se di vero a fondo sarà, il target è proprio questo, 2760-2770 dollari l'oncia. Quindi sì, mercati piuttosto interessanti che sì, hai detto che... Poi, dicevi? Sì, scusa, poi è proprio oggi ho letto che il mese di ottobre solitamente è un mese dove c'è un po' più di volatilità e quindi è partito bene, insomma, se Beh, si direi conferma sì. questo suo carattere, oggi l'ha confermato subito, ecco, dal 1 di ottobre l'ha confermato subito. Direi di sì. Probabilmente non ha colto impreparati. Ciao Leonora, ben arrivata anche a te. Purtroppo, Gianni, io devo vai Max, scappare, vai, devo vai, lasciare. ti ringrazio. Ciao, 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 Ci mi riprendo sentiamo. io la linea. Ciao Massimo, grazie Ciao, sempre. ciao, Ciao ciao a bello, voi. ciao, ciao, Ciao a ciao, ciao. tutti, grazie. Ciao. Ok, dicevamo ragazzi, allora andiamo di riprenderci. La linea. Dicevamo ragazzi, movimenti che probabilmente non avranno colto impreparati. Stavo guardando anche la chat. Ok, Francesco, andiamo a vederlo. Non avranno probabilmente colto impreparati gli operatori che su questi massimi, no, quello che diceva Massimo, probabilmente erano molto cauti ad essere compratori. Intanto, ragazzi, prima di proseguire, è necessario che, visto che siamo in live, e per legge, per regola, dobbiamo sempre ricordarci che qualunque notizia che noi riportiamo, qualunque dato che riportiamo, non costituiscono servizio di consulenza finanziaria, men che meno la nostra azione al pubblico risparmio o investimento. Noi siamo qua in quanto un gruppo di appassionati trader, sono qua personalmente nelle vesti di faccia della sapienza finanziaria in quest'ora, e i nostri sono semplici spunti di riflessione, non sono né
servizio di consulenza né sollecitazione al pubblico risparmio. Mi raccomando, perché è veramente importante, ragazzi. Il training è una materia delicata da usare con, a piccole dosi, soprattutto usando la testa. Il nostro appuntamento, torniamo quindi all'inizio, nel salutare coloro che si sono collegati direttamente oggi all'interno della nostra sala e tutti coloro che sono collegati al gruppo Facebook della Sapienza Finanziaria, abbiamo deciso di chiamare questo appuntamento ormai da 3 anni circa, che per 2 volte alla settimana, in maniera costante e continua, ci tiene appuntamento. Abbiamo deciso di chiamarlo TG della Sapienza Finanziaria. Perché il TG? Perché per noi l'azione di raccogliere le informazioni sui mercati è quello che poi dà davvero, no, il là alle nostre idee di investimento. Sono queste le vere notizie che per noi contano. Ad esempio, quello che ha fatto vedere Massimo prima, no? Andare a leggere sul grafico quello che è la reazione dei mercati alle varie notizie macroeconomiche. Ciao Claudio, sì, mi aveva comunicato che devo uscire velocissimamente. È dai mercati, no, che noi ricaviamo le informazioni e quindi le notizie sulle quali poi prendiamo, prendiamo spunto per le nostre operazioni. Quindi andiamo a vedere i mercati, facciamo sempre della didattica, questo ci consente di condividere il nostro metodo di approccio all'attività e alla fine andiamo sempre a vedere quella che è l'attività in real time, a vedere se e di che tipo sono le nostre operazioni finanziarie. Bene ragazzi, torniamo quindi sui grafici, perché lo dicevamo, pare essere davvero una giornata interessante. Un altro amico all'interno della sala mi stava comunicando che, quindi andiamo a collegarci subito, andiamo a vederlo, andiamo a vedere se e di che tipo di notizie possiamo andare a raccogliere sulla sterlina. Eccola qua, questo che vedete sullo schermo è la rappresentazione grafica dell'asset, dello strumento finanziario sterlina contro dollaro, quindi una coppia valutaria, un incrocio valutario. Le notizie che arrivavano settimana scorsa erano state quelle di, che avevamo ricavate venerdì, no? Di una continuazione, vedete qui in alto in parte a sinistra, di una continuazione dei ribassi che era fisiologica la settimana ancora precedente, con questa bella doji che, nonostante avesse confermato il trend rialzista delle ultime 3 settimane, una doji, ragazzi, o meglio una spinning top, per quella che viene definita in analisi tecnica, è la rappresentazione grafica di notizie, di informazioni che arrivano dai mercati indecisi, di mercati che sì, confermano il trend rispetto alla settimana scorsa, ma lo vedete bene qua, con una chiusura al di sotto del prezzo di apertura, una candela molto simmetrica con movimenti uno verso l'altro, uno verso il basso, veramente simmetrici, quindi una spinning top da manuale, una settimana di indecisione. Bene, la settimana che abbiamo appena chiuso ha confermato questa indecisione, stornando un pochino rispetto al trend rialzista che c'era stato nella scorsa settimana, e aveva dato il via ad un trend negativo, ad un trend ribassista, la vedete di nuovo qui a sinistra, con dei massimi e dei minimi decrescenti, eccoli qua, con dei massimi e dei minimi decrescenti a prezzi di volta in volta inferiori rispetto alla settimana precedente. Quindi una settimana molto interessante. Oggi, che è il primo giorno di questa settimana, nuovi minimi certamente, ma a quello che ci stava facendo notare il nostro collega in chat, Francesco, andiamo a vederlo sul time frame un pochino più basso. La reazione della sterlina rispetto al dollaro americano, quindi di nuovo dollaro che viene venduto, e anche la sterlina un pochino in ritardo rispetto all'euro che viene comprata, un mercato che ha trovato supporti, quindi nuovi compratori in area 1,22 e facciamo prima dire 1,22 cifra tonda,
area di presenza di forti compratori. Compratori che, per notizia, quindi di nuovo, sono ben presenti, desidero di comprare, vedete questa candela rappresentazione grafica a 4 ore, senza minimi praticamente, con un prezzo di... scusate, con un prezzo di apertura dei mercati esattamente al prezzo di chiusura della candela precedente, delle 4 ore precedenti, e senza un minimo proprio di quotazione. Cioè mercati che su questo prezzo sono partiti veramente al rialzo, i compratori hanno fatto decisamente il loro ingresso sui mercati. Un livello tra l'altro anche molto interessante è l'area di 1,2,70, 1,2,80, che è quest'area di vecchie resistenze che erano saltate alcune settimane fa, 3 settimane fa per la precisione, resistenze sulle quali erano andate ad infrangerci i tentativi di rialzo, come sempre, o meglio, di nuovo, come molto spesso accade quando il mercato si comporta in questo modo, cioè quando una delle due parti degli attori in campo, tra venditori e compratori, riesce ad avere il sopravvento, poi tornano a farsi sentire. Ebbene, ecco, questa è proprio l'area di rottura di questa importante area di prezzo. Il retest, che è stato anche, se vogliamo, fisiologico, vede di nuovo la presenza di compratori. Quindi coloro che qui decisero di essere compratori non sono scappati, ma dopo aver incassato un po' del denaro delle loro vendite, dei loro acquisti, sono tornati oggi, stanno tornando oggi molto decisi all'acquisto. E quindi credo una notizia molto interessante, chissà che qualcuno non abbia provato ad approfittare poi alla fine di questi movimenti. Dicevamo, Massimo ci informava, ci anticipava anche notizia interessante che arriva dai mercati dell'oro quotato in dollari americani, quindi lo vedete bene qua sul time frame a 4 ore, la notizia è il ritorno dei compratori a partire da 1458-1460 dollari l'oncia. Andiamo a vederlo su un time frame un pochino più... a fare un quadro generale di quelle che potrebbero essere le notizie che arrivano da queste importanti coppie. Ebbene, sulla sinistra, un time frame, cioè una compressione grafica settimanale, è un trend che certamente rimane rialzista nel breve periodo, questa è la settimanale, ma lo è anche sul lungo periodo. Vedete tutta questa fase di trend partita esattamente alla fine del 2015, in cui il mercato aveva trovato i suoi minimi attorno a 1000, in area 1040-1050 dollari l'oncia, il mercato è partito, ha iniziato a fare un trend rialzista confermato, confermatissimo in data più o meno al mese di luglio, all'inizio di luglio, quando il mercato, ricordate che eravamo qui a commentare questo movimento, ruppe con decisione l'area di 1370 dollari l'oncia, trend rialzista confermato, quindi i movimenti delle settimane scorse altro non erano che un fisiologico ritracciamento a questo deciso trend rialzista di un asset che in fase di mercati, scusate, in fase di macroeconomia con tante tematiche di scusate, tematiche di cautela, aveva certamente visto, poi vede poi certamente il dollaro, scusate, l'oro come bene rifugio comprato. Scusate, do un'occhiata in chat perché ogni tanto arrivano. Ciao Cristiano, ben arrivato anche a te. Sì Claudio, infatti, ti passo anche il... ti apro anche lo schermo in maniera tale che se vuoi comunicarcelo in diretta tutto questo, andiamo certamente a condividerlo.
Eccoti qua. Ecco, intanto che Claudio arriva in sala. Ragazzi, se volete condividere in diretta insieme a noi quello che a voi sembrano le notizie che riuscite a ricavare dai mercati attraverso il vostro personale particolare metodo di indagine dei mercati, non fate altro che comunicarmelo in chat e io vi metto in collegamento. In collegamento diretto. Claudio, cosa ci stavi dicendo intanto nel salutarti, eh? Ciao a tutti, intanto, mi spiace non aver fatto in tempo a salutare Massimo, ma vabbè, questo capita. No, niente, volevo dire che quello che ho notato, e ultimamente lo sto notando sempre di più, queste grosse candelone, guarda ad esempio quella lì rossa che hai sulla sinistra Settimanale, dello ma schermo. settimanale, Claudio? No, Va no, bene. no, lo schermo che avevi prima, che ha Questo 4 ore? questo va bene, sì, va benissimo anche questo qui, va benissimo anche questo qui. Allora, quello che io ho visto capitare molto spesso è che purtroppo quella che una volta era l'analisi tecnica abbastanza classica, no? Prendi quella candela verde abbastanza lunga che hai sulla sinistra dello schermo, seguita da quell'altra rossa bella lunga, esattamente, proprio quelle lì. Allora, una volta una formazione di quelle candele, con quelle 3 candele verdi belle grandi, avrebbe detto che il mercato è fortemente rialzista. In realtà, se tu entri alla chiusura di quella candela verde, ti ritrovi probabilmente stoppato. Altre candele, allora una candela così verde non mi dice che le cose poi stanno andando effettivamente al rialzo, allora io queste candele le lascio perdere. È vero, molto spesso è andata così. Guarda quest'altra candela rossa con quella lunga shadow che c'è in fondo poco dopo qualche candela. Sì, più o meno dove è la freccia adesso. Dunque, non è la mia freccia, no, la tua. Spostati un po' a destra, quella lì dà adito in realtà a un rialzo che segue nel grafico, un bel rialzo tra l'altro. Mentre quell'altra candela rossa che poi c'è dopo dà adito a un bel ribasso. Cioè, voglio dire che queste candele purtroppo non sono più sintomo di una cosa che sia affidabile, di cui tu puoi fidarti. E questo l'ho notato proprio ultimamente, neanche tanto su questi grafici quanto sul nostro grafico sul FTSE MIB che molto oggi stesso, no, è partita un bel in seguito all'uscita dei dati americani che erano meno buoni di quanto ci si aspettasse. A un certo punto, verso questa sera, anzi, se mi prendo il Vai, grafico, vai, così Claudio. ve lo faccio vedere. Di nuovo ragazzi, Sbagliato con grafico, ecco. l'esperienza di Claudio, vedete come le notizie per noi che contano sono certamente quelle di origine macroeconomica che danno i live movimenti, ma poi le informazioni che a noi servono e quindi il TG viene creato, viene formato sulla base di quella che è la reazione dei mercati, la rappresentazione di quello che sono i vari metodi di lettura dei mercati attraverso le rappresentazioni dei grafici o delle varie analisi che andiamo a fare di mercato. E sono queste le informazioni importanti. Dicevi, Claudio? Ecco, assolutamente sì, è quello che dici. Allora, oggi praticamente il nostro FTSE MIB aveva aperto abbastanza bene, poi ha vivacchiato, impedendomi in pratica di fare qualsiasi cosa, perché qui capisci che non c'è un grosso movimento. Poi è arrivato quest'ora qui, che erano le 4, in seguito appunto ai dati americani non particolarmente buoni, tipo il
il manufacturing PMI che è sceso dai 50 che loro si aspettavano al 47,8, questo ha avuto una ripercussione anche su di noi e c'è stata questa bella candela rossa che io non ho tradato, cioè intanto perché vabbè farla mentre si forma non è il caso, dopo che follia. Si è formata questa qui effettivamente avrebbe avuto poi il suo andamento e forse io potevo capirlo che essendo dovuto a un dato cattivo magari le cose continuavano, però ne ho viste molte altre che non hanno avuto altrettanto seguito. E anzi, tutto subito sono rimbalzate, per cui probabilmente se io fossi arrivato al di sotto questo dicendo oh guarda, finalmente qui il grafico ha smesso di essere così con poca volatilità, c'è stata questa bella candela, qui vado short, con buona probabilità sarei stato stoppato da questa shadow, da questa miccia qui. Per poi tra l'altro il grafico ha continuato a non andare da nessuna parte. Quindi, questa volta no, questa volta sì, e capisci che non diventa difficile prendere una decisione soltanto in base a queste candele, ragione per cui io personalmente non lo faccio, non lo faccio più, aspetto a vedere che cosa capita dopo, quello che è capitato dopo in questo caso non mi ha dato nessuna indicazione, ho perso un trade, per carità, questo è fattibile, però ricordiamoci che non fare nulla nel trading è una decisione. Non esatto, è detto esatto. Che sia la migliore, non è detto, qui non ho perso soldi, diciamo non ne ho guadagnati, e amen, pazienza. La prossima volta ci sarà un altro trade che passa. Esatto, esatto. Questi giorni, no? Stracondivido, abbiamo tutti maturato questa esperienza laddove questi movimenti, queste rappresentazioni grafiche, in questo caso di dei movimenti di mercato, ci danno delle informazioni importanti in merito alla forza di una delle due controparti rispetto all'altra, controparti in questo caso compratori che si spostano, si tolgono dal mercato perché non hanno più la forza per reagire alla pressione ribassista e quindi si formano queste particolari rappresentazioni che altro non sono, a mio avviso, dei test di aree particolari e decidere di effettuare un investimento sulla scia di queste rappresentazioni grafiche, di queste informazioni che arrivano dai mercati è un po' come cercare di raccogliere, come si dice nel gergo, quel famoso coltello mentre cade, no? C'è uno, sì, in cima, esatto. Uno in cima al quinto piano che molla un coltello, accidenti, mi è scivolato il coltello dalle mani, cerca di prenderlo e no, lascialo cadere per terra e poi, una volta che il coltello si è fermato per terra, mi chino e lo raccolgo senza problemi. Ecco, provare a effettuare investimenti finanziari sulla scia di questi movimenti diventa veramente molto molto pericoloso, perché non sai se questo movimento finirà, cioè se al termine di questa rappresentazione ci troverà il pavimento, il coltello si fermerà oppure continuerà. Ecco, molto meglio stare fermi, quindi stracondivido la tua osservazione, e vedere la reazione dei mercati a questo deciso movimento, ovvero vedere il potenziale retest delle aree. Quindi sì, anch'io condivido quello che stavi dicendo. Mercato FTSE Mid-Tel, che tra l'altro vivacchiava nei primissimi minuti di contrattazioni, quando poi è arrivato il dato americano, anche l'Europa si è adeguata immediatamente a quello che è successo. Sì, purtroppo tra l'altro il nostro indice, che non dimentichiamoci che è sempre l'indice di una borsetta, non di sì, fa il più delle volte, non molto spesso, ha un grosso sbalzo, anche molto spesso in gap, up o down all'inizio della mattina. Poi, passato quel primo momento di volatilità, il resto della giornata tende molto a vivacchiare senza prendere nessuna decisione
improvvisa, per cui purtroppo anche questa è un po' una fregatura, perché tu sei lì, nel prossimo movimento che vedi supponi che non andrà anche lui da nessuna parte, poi invece magari si crea un movimento abbastanza interessante, di solito brillando di luce riflessa, ecco. Infatti stavo osservando inoltre una notizia che possiamo dare, vediamo se mi riesci di riprendere. Mi permetti di riprendere il grafico, Claudio? Sì, assolutamente, certo. Okay, un secondo solo per far notare questo. Stavo parlando di oro, no? Con te. Questa particolare rappresentazione grafica, queste informazioni che arrivano da questo importante asset, che tecnicamente abbiamo la conferma di un tentativo di test di un'area assai assai importante. Tecnicamente questo è un pattern di inversione, direi quasi da manuale, laddove verrà confermato, in quanto abbiamo un deciso movimento rialzista dei prezzi, una compressione di volatilità che possiamo certamente definire testa spalle di tipo ribassista. A occhio sembrerebbe che questo movimento è confermato, quindi la potenzialità che il mercato dia il via ad un trend ribassista almeno fino a quella che è l'estensione di questo movimento, no? Più o meno attorno a quest'area. Quest'area di minimi importante attorno a 1395, 1390, $1,400 l'oncia. Ecco, volevo farvi notare queste notizie che arrivavano, laddove certamente in un trend rialzista di compratori che approfittano delle fasi di incertezza per assicurarsi in cassa un asset bene rifugio come l'oro, volevo farvi notare questa rappresentazione grafica, queste informazioni che arrivano, laddove su un time frame a scansione giornaliera abbiamo la rappresentazione, direi da manuale, di un pattern di inversione definito testa spalle ribassista, che quindi lascia adito come scenario previsivo più probabile la formazione di un trend ribassista, contrario quindi al precedente, che abbia un'estensione ancora maggiore di quello che è appunto stato questa breve discesa del periodo. Sono rappresentazioni grafiche che hanno l'80-85% di grado di affidabilità in merito a questi movimenti, e quindi direi di prestare molta attenzione al test, a come si concluderà questo test di questa rottura di importanti aree di 1480, che certamente ha visto una rottura, ma ripeto, solo il primo movimento, no? È primo il movimento di test, andare a vedere se e come si risolve. La figura è certamente chiara, direi che non c'è bisogno di commentarla. Lo scenario previsivo più importante è quindi della continuazione di un trend, della formazione di un trend ribassista, almeno fino attorno a 1395. Staremo a vedere se così è. Laddove questo pattern venisse negato, ovvero il mercato dovesse riuscire a tornare a quotare al di sopra di $1,530-$1,540 l'oncia, allora avremmo molto probabilmente una nuova accelerazione rialzista, laddove ogni pattern tipico dell'analisi tecnica che viene negato lascia poi presagire uno scenario previsivo di continuazione del movimento, ovvero sono gli operatori stessi, no, che dicono: ah sì, avevi tentato di fregarmi, non ci sei riuscito, adesso ti insacco, ti metto veramente nel sacco. Andate a vedere se quante volte, andiamo a vederlo, quante volte un pattern viene negato e poi questo dà adito a esplosioni veramente molto molto forti di accelerazione. Quindi ritracciamento fisiologico, se ci fermiamo sullo stretto, questa diventa sul settimanale, diventa anche una flag da manuale o bandiera, pausa di, scusate, di tipo rialzista, una lunga
asta, così come viene definito, cioè un movimento molto impulsivo in una direzione, questo è il time frame settimanale, e vedete come la compressione di volatilità si alterni a candele di con piccole escursioni rispetto al movimento originario, ora in una direzione, ora nell'altra, proprio a indicare una tipica fase di pausa del deciso movimento rialzista che c'è stato ed è in atto. Quindi ci aspettiamo ancora potenziali movimenti ribassisti, ma attenzione a questa figura che sul settimanale ci dà delle informazioni che questo pattern potrebbe sì provare a scendere ancora un po', far scendere ancora un po' il mercato per essere in mano ai venditori, ma lo scenario previsivo sul lungo termine, medio-lungo termine, è e continua ad essere certamente di tipo rialzista. E la rappresentazione grafica che il mercato ci dà delle informazioni, quindi dei dati assolutamente chiari. Attenzione, perché questa è solo per il momento una pausa di tutta questa spinta che è lungi, lungi, lungi dall'essere ancora, dall'essere finita. Che ne pensi, Claudio? Esatto, sì, sono pienamente d'accordo con te. E tra l'altro, dato che i due time frame al momento danno indicazioni contrastanti, potrebbe valere la pena in quello nel daily aspettare eventualmente una rottura decisa e poi un ritracciamento sulla linea del collo prima di entrare. Volevo anche far notare ai nostri amici di analisi grafica, e in particolare a Eleonora, a cui non piacciono i miei indicatori, che il test a spalle si compone anche di un altro effetto grafico, diciamo, che non è altro che l'1, 2, 3 di Ross, dove l'1 è esattamente dove tu hai la freccina adesso. Il 2 è dove c'è la linea del collo, dove hai messo la linea del collo. Esatto. E il 3 è il massimo più alto, più basso, scusa, del numero 1. Se in genere, quando è così, se il grafico rompe il punto 2, vuol dire che c'è stata un'inversione e che molto probabilmente è ribassista. Io sarei abbastanza tentato ad andare short, giusto per non entrarci subito alla rottura di quei minimi dove hai la freccia adesso. Però sarei fortemente messo in stand-by da quel grafico lì, perché il settimanale sappiamo che ha molto più peso che non i grafici inferiori, no? E il settimanale mi sta facendo una configurazione rialzista, direi anche proprio una bella configurazione rialzista. È anche vero che nel settimanale probabilmente ci sta una discesa che tu puoi cogliere nel giornaliero accontentandoti. Esatto. Cioè nulla vieta dal settimanale che si raggiunga quel target che hai messo tu, che tra l'altro coincide benissimo anche con una bella area di supporto. Esatto, vale veramente la pena seguire anche a livello didattico questi movimenti. Sì, assolutamente sì. Quindi ragazzi, notizie davvero interessanti, soprattutto anche nella giornata di oggi, in cui davvero queste uscite di dati hanno un po' fatto esplodere la volatilità, non che ce ne fosse bisogno, perché vedete che nelle settimane scorse, questo ad esempio è un grafico di sterlina, nelle settimane scorse la volatilità c'era stata, e come il mercato si muove con delle candele decise, questo è, ripeto, sterlina sul giornaliero, questo è euro invece sul giornaliero, vedete, candele molto decise a livello giornaliero, quindi un bel trend che è e rimane ribassista. Nella giornata di oggi direi di prestare molta attenzione al test dei mercati su questa area di minimi 1.09 1.010, laddove un rientro deciso dei mercati
in questo prezzo potrebbe far ritenere la presenza di decisi compratori, quindi scenario previsivo più probabile rialzista. Non dimentichiamo che sul settimanale da tempo stiamo osservando questa compressione di volatilità che, nonostante il mercato sia certamente ribassista, il mercato sta scendendo, sì, ma sta vendendo, ma non è questo movimento e non è nemmeno questo, vedete, si forma proprio questa sorta di cuneo di compressione di volatilità oramai che va avanti da diverse settimane. Qui eravamo più o meno alla metà dell'anno scorso, del 2018, quindi un test da alcuni giorni, lo stiamo dicendo, molto molto importante da tenere presente su quest'area. A livello operativo come sei messo, Claudio? Come siete messi, ragazzi, che lo condividiamo brevemente visto che siamo quasi in chiusura del nostro scusate, del nostro appuntamento. Sei a mercato, Claudio? In qualche modo? Sono a mercato solo con delle azioni in questo momento. Okay. Oggi ho chiuso un trade che avevo fatto su Acea, ho comprato delle Buzzi. Ho capito. Ho venduto le Astaldi e basta. Ok. C'era anche un altro collega all'interno della chat che mi diceva in particolare Cristiano. Cristiano, se ci sei, volevi condividere il trade, visto che siamo proprio in orario di chiusura TG, se ci sei ancora in sala e desideri condividerlo, ti passo lo schermo, ti metto in real time in sala. Quindi Cristiano, ok, perfetto. Allora dammi un attimino che ti vengo a cercare. Intanto saluto tutti coloro che si sono uniti a noi nel corso del nostro appuntamento settimanale. Ecco, aspettiamo Cristiano che si sta per collegare in real time, in diretta, e che ringrazio naturalmente. Eccolo qua, perfetto. Vediamo di renderlo. Ciao Cristiano, non ti vediamo. Ciao Gian. Sì, come si fa qua? Dovete avere la telecamera. Lo schermo lo vedete? Intanto ti sentiamo perfettamente, vediamo anche il tuo schermo. Ok. Perfetto. Allora, niente, io ho fatto un'operazione oggi sul Dow Jones, ero sul 15 minuti e in sostanza sono andato a prendere, l'avevo segnato prima, però adesso non lo vedo più. Login trade account. Eccolo qua. Sono andato praticamente a prendermi questo test a spalle che si era conformato sul Dow Jones sul 15 minuti e ho sfruttato la notizia degli indici degli acquisti che è venuta fuori intorno alle 4 del pomeriggio, che è andata a prendermeli. Andate a chiudermi molto rapidamente il tutto. Sì, quando ci sono queste esplosioni di volatilità, davvero è... La volatilità è un po' il pane quotidiano, no, di noi trader. Se il mercato si muove, abbiamo possibilità di fare investimenti e di rimanere soprattutto sul mercato il meno possibile, perché meno stiamo sul mercato, meno siamo esposti a rischi, no? E quindi è veramente un trade manuale laddove
il mercato, il metodo legge perfettamente quello che è la probabilità di successo e usciamo sul mercato. Quindi hai lavorato su quel testa a spalle di tipo ribassista. Sì, diciamo che cioè, il testa a spalle non è un testa a spalle, cioè ha delle caratteristiche precise che sono all'interno della strategia che applico quotidianamente. Mm-hmm. E in questo caso la configurazione grafica le rispettava tutte quante. Adesso non sto a descrivere nello specifico quello che erano le caratteristiche specifiche, questo lo rispettava perfettamente, ha risposto in modo egregio come da manuale, come dici esatto, tu. Esatto, è proprio quello che facciamo, no? è il nostro lavoro. Esattamente. Ottimo, Claudio, scusa Cristiano, ti ringrazio, mi riprendo il grafico perché anch'io sono a mercato, visto che siamo davvero in chiusura. In chiusura DTG, sono a mercato anch'io per quanto riguarda due coppie, l'euro, quindi sono compratore di euro attorno all'area 1,09 da alcuni giorni, è un trade che avevamo dato il via settimana scorsa. Sono a mercato anche sulla sterlina, le ragioni le abbiamo ampiamente spiegate in sede di analisi del grafico, quindi vi confermo che sono long anche sulla sterlina. Volevo altresì condividere con voi l'andamento del conto, vediamo se riesco a prenderlo da qui, che ogni fine mese andiamo a condividere un conto che è stato aperto quando abbiamo iniziato il nostro TG e che all'inizio dell'anno mi ha visto in una fase di drawdown rispetto ai guadagni del mese dell'anno scorso. Il mese di settembre è stato, lo dicevamo, l'avevamo anticipato, ancora un mese in cui stiamo rosicchiando piano piano il metodo, scusate, sta rosicchiando piano piano questo drawdown, quindi un mese di settembre chiuso positivamente. Il metodo sta tornando piano piano a rileggere con buona precisione quelle che sono le azioni degli operatori, quindi le informazioni che riusciamo a ricavare dai mercati sono buone da ormai due mesi, e quindi ecco, volevo condividere questa cosa proprio perché lo stiamo facendo dall'inizio dell'apertura del conto, da quando siamo all'interno del nostro telegiornale. Quindi ragazzi, direi ancora una buonissima ora in cui siamo stati insieme, tante condivisioni, tante notizie, i mercati che non si smentiscono, veramente in questi giorni c'è da divertirsi anche se volete, perché quando c'è questa volatilità in una maniera o nell'altra ne approfittiamo, noi acquisiamo sempre maggiore esperienza e quindi un mercato davvero molto molto interessante. Ragazzi, non mi rimane che salutarvi e darvi l'appuntamento a settimana, alla prossima. Ciao Paolo, ben arrivato anche a te. Al prossimo appuntamento, che è venerdì prossimo, ore 18, se non ci saranno disastri di alcun genere, noi ci saremo. Grazie a Claudio che sei stato in diretta insieme a me, grazie a Massimo, grazie a te Cristiano, grazie a tutti voi che siete in un buon numero oggi in nostra compagnia, e un saluto particolare agli amici del gruppo Facebook della Sapienza Finanziaria. Viva il trading, viva la sapienza finanziaria. Ciao ragazzi, grazie a tutti, ciao. Voi. Ciao, a venerdì prossimo. Ciao, buona serata. Ciao, grazie serata. Ciao, ciao, ciao. Ciao ragazzi, grazie.